Ragazzi, buongiorno! Oggi finalmente proviamo una delle palestre che mi incuriosisce di più in Italia, la Be Active di Danny Lazzarin. C'è chi viene a Padova per il centro storico e poi c'è chi si fa 8 ore di bus per provare la Be Active di Danny Lazzarin. Comunque siamo davanti alla Be Active, ragazzi, da fuori sembra una bomba. Nonostante Danny sia una delle persone che stimo di più in assoluto, cercherò di essere oggettivo. Però già da fuori, con questo spazietto, con gli anelli, le corde e le gomme, si presenta veramente bene. Entriamo perché sono tipo curiosissimo e gasatissimo, aspettative altissime. Spogliatoi semplicemente stupendi. Ragazzi, prima di allenarmi assolutamente mi sparo 3 scoop di pre-workout perché sto per morire di sonno dopo le 8 ore di bus. Ragazzi, sono super contento. Allora, mi sono fatto un giretto. La palestra ha 3 zone, 4 in realtà. Vabbè, la zona cardio, che sti cavoli. Una zona con i classici macchinari, bodybuilding, la classica palestra, manubri, tutto quanto. Hanno anche ovviamente il gommato sotto i manubri, tutto quanto. Poi c'è la zona powerlifting, powerlifting strength, con tutto l'acertosus, attrezzatura fatta bene, tutto quanto. Hanno anche i dischi power gear cattivi. E poi c'è anche questa zona in cui si fa, penso, fondamentalmente crossfit, street lifting, calisthenics. Per adesso probabilmente è la palestra migliore in cui sia mai entrato. Comunque, io oggi devo fare un allenamento con carichi decenti. Per fortuna è la mia settimana di scarico, quindi ho il volume basso e quindi, nonostante sia stanco, posso allenarmi bene. Oggi facciamo pesanti, trazioni in chin up, pesanti ma non troppo. Arriviamo a massimo 55 kg, niente di che. Poi abbiamo military press e soprattutto infine abbiamo squat pesanti, doppi e 190 kg. Quindi comunque abbiamo di attrezzatura da provare. Alla fine ci facciamo anche un giretto dei macchinari perché voglio dare un'occhiata. Anche perché vi giuro, questa palestra per noi palestrati mi sembra un parco giochi. Ragazzi, ho appena finito di scaldarmi in trazione. Comunque, piccola cosa che voglio dire, personale carinissimo ed è una delle prime volte che vedo un personal trainer così attento alle esecuzioni della gente in sala. Tanta roba. Ragazzi, ho finito con le trazioni, adesso devo fare military press e squat, quindi si passa al bilanciere. Ragazzi, mi viene da piangere, vi giuro, mi viene da piangere perché hanno i bilancieri buoni. In tutti i video che ho fatto di questo format in cui provo palestre non ho mai trovato un bilanciere buono per fare squat, military press, panca piana e tutto. Qui ne hanno non uno ma di più. Sembra una leccata di culo, ragazzi, però questo video si dovrebbe chiamare tipo tutorial su come fare una palestra fatta bene. Ma che cos'è questo robo? Bene, così anche military press finita. Adesso mi manca lo squat, l'esercizio maschio, come direbbe Danny. Quindi, ragazzi, andiamo a dimostrare chi è l'uomo alfa. Da notare che non c'è lo specchio davanti al rack. Si vede che questa palestra deriva da qualcuno che ne sa, ragazzi. Ragazzi, ho finito il mio allenamento di forza. Vi giuro, a parte che è andata abbastanza bene, comunque sono veramente contento perché finalmente c'è qualcuno in Italia che, oltre a fare giustamente la palestra adatta a tutti, quindi con i macchinari, i tapirulan e tutte le macchine per il cardio, mette anche una zona per
gente che si allena per bene, quindi questa sala per il crossfit, calisthenics, street lifting, chi più ne ha più ne metta, la sala del PL. Cioè, ragazzi, finalmente, veramente, grazie Danny, spero tu faccia un sacco di soldi e che apra queste palestre in tante città d'Italia, così ogni volta che viaggio so dove andare. Comunque, quindi, per la parte strength, ragazzi, voto alto, un 9,5 se lo prendono. L'unico difetto che ho trovato in realtà è la cinta per zavorrare un pochino rovinata, per quello non gli do 10 ma gli do 9,5. Adesso andiamo a provare un pochino i macchinari. Per quanto riguarda i macchinari, ragazzi, il team della DL ha avuto veramente un'ottima idea. I macchinari sono divisi in due parti, c'è una parte con tutti i macchinari Technogym adatti per ogni livello, anche per i più principianti, leg extension, abdominal machine, cavi. Ci sono anche i manubri belli pesanti, veramente belli pesanti, che sono molto rari. Non potevo non aspettarmelo da Danny. E poi nella parte strength ci sono una serie di macchinari a carico libero, per esempio la chest press o l'hack squat, che è una roba pazzesca, adatti a chi magari è un po' più avanti nel livello di allenamento e con il pacco pesi dei macchinari classici non può allenarsi. Veramente anche sui macchinari tanta roba. Certi di questi, soprattutto quelli della parte strength, mi davano una sensazione incredibile anche con carichi veramente bassi. Quindi anche per i macchinari, top. Ragazzi, l'ultima cosa che voglio fare è provare due o tre cose fighe che sono in questa palestra, ma giusto per divertirmi, perché è raro trovarle. Se riesco a salire voglio 5.000 like. Facciamo 2005. Provo l'altra versione che secondo me è ancora più difficile, però voglio provare. Mi arrendo. A mia discolpa dico che sono riuscito a salire sulla corda senza utilizzare le gambe. Ragazzi, poi ci sarebbe anche questa roba, però direi che ho già fatto troppi fuori scheda. Il mio coach sicuramente si incazzerà, ma vabbè. Ragazzi, allenamento finito. Mi sono lavato e cambiato velocemente perché se no perdo il bus del ritorno. Adesso mi sparo questa barretta proteica perché vi giuro ho una fame da lupi. Sempre ragazzi, codici sconto Luca YT su Prozis. Comunque, considerazioni finali sulla palestra. Ragazzi, tantissima roba. Sicuramente la migliore che ho provato in questa serie, in questo format, in questa serie, chiamatelo come volete. Mi viene da confrontarla alla Gold Gym, perché anche la Gold Gym alla fine ha provato a mettere un po' di tutto per prendere tutti i campi, ma secondo me la DL stravince. Sicuramente la Gold Gym è più grande, però come attrezzatura sulla parte strength secondo me la DL vince a mani bassissime. Niente ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Dai, belli!